Il 2021 è stato un anno incredibile per l'Italia. È arrivato il momento di tirare le somme. A Rotterdam abbiamo cantato davanti a tutta l'Europa che siamo fuori di testa. A 20 anni, sul tetto d'Europa, beffando la Francia, ma questo ci è sempre riuscito bene. E poi è arrivata l'estate dello sport. 11 azzurri che tornavano in campo. Marilena, Marilena, dai! E milioni di bandiere che tornavano sui balconi. Stringiamoci a corte. Quest'anno l'Italia ci fa sognare. Abbiamo battuto il Belgio, la Spagna e gli inglesi a casa loro. E ci siamo portati a casa la Coppa dopo più di 60 anni. Campioni d'Europa! Ma non era finita qui. Non ci siamo scollati dal divano, perché c'era ancora da festeggiare la nostra prima finale di Wimbledon. E poi la pallavolo maschile. Siamo i più forti pallavolisti d'Europa! Pallavolo femminile! Siamo le più forti pallavoliste d'Europa! Quest'anno è più bella agitare il tricolore! Ma non ci bastavano i 100 metri, il record degli ori alle Olimpiadi e le gioie delle Paralimpiadi. Siamo l'uomo più veloce del mondo! Campioni d'Europa di football americano! Campioni del mondo di ciclismo! E un italiano il premio Nobel per la fisica! Abbiamo perfino battuto gli inglesi ai mondiali di polo e cricket! Abbiamo vinto il mondiale di pasticceria! Ma in quest'anno incredibile c'è ancora un campionato in cui siamo dietro l'Inghilterra, quello della solidarietà. Quanto riguarda le donazioni ad organizzazioni non profit, l'Inghilterra si posiziona ai... Nel 2021 gli inglesi hanno donato più di noi, ma mancano ancora 2 mesi alla fine dell'anno. Perciò questa pelle è per voi, che ancora ci credete. Per voi, che state guardando questo video. Cari inglesi, donate meno. Stop, stop! Che? Perché? Ciro, ma che è donate meno? Ma poi che ci azzeccano gli inglesi? Ma pensiamo di fatta della competizione. Ho capito, ma non è una gara a chi fa più schifo, Ciro. Ciro, devi dire agli italiani donate di più. Noi doniamo di più. Così vinciamo, capito? È un... Abbiamo già vinto un sacco di cose. Sì, guardiamo. Ma Ciro, ma tu hai vinto qualche medaglia quest'anno? No. Io ho vinto qualcosa? No. Fabio, tu hai fatto qualcosa di straordinario? Ho fatto l'abbonamento annuale in palestra. Veramente? Quante volte sei andato? No. Il 2021 è stato un anno ricco di vittorie. Ne avevamo bisogno però, Fabio. Però non sento di aver dato chissà quale contributo. Fino a mo', no. Ma l'anno non è ancora finito. Bravo. C'è ancora una sfida in cui possiamo fare la differenza. Da oltre 30 anni ActionAid è in campo per portare una vittoria concreta nella vita di migliaia di bambini. Tra Africa, Asia e America Latina, che non avrebbero nemmeno accesso a cibo, acqua, scuola e medicine. Adottiamo un bambino a distanza. Bastano solo 82 centesimi al giorno per cambiare la sua vita. Così quest'anno ci abbiamo una vittoria in più da festeggiare insieme. Pure perché... Alla fine. Ma noi quest'anno... Ma che abbiamo fatto? Noi dico. Niente. E allora... La rifacciamo. Da capo, donate di più.